Oggi, da brava Befana, mi sono proprio superata. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video speciale, mi sono davvero superata. Faccio i complimenti a me stessa perché ho creato qualcosa di veramente, veramente bellissimo. Non vi faccio perdere altro tempo, vi dico solo di cliccare sulla campanella, iscriverti al canale se non sei ancora iscritto, seguirmi su tutti i miei social che trovi qui sotto, acquistare il libro che trovi in tutte le librerie, sì, anche quest'anno lo dirò in ogni video, e soprattutto mi preme, prima di cominciarvi, dirvi buon primo video di Arte per te del 2023! E allora il primo video lo dedichiamo al lusso, al riciclo, alla bellezza che viene dalla creatività. Spostiamoci di là e andiamo a vedere la vostra Befana cosa ha preparato per voi. Ed ecco l'occorrente per preparare una calza della Befana come una volta, la calza antica, quella che preparavano appunto ai nostri genitori quando erano piccolini. Allora, innanzitutto ci occorrerà un ovale di cartoncino, su questo poi costruiremo il soggetto della nostra calza, quindi un ovale di cartoncino che io fodererò con un pezzo di velluto, vedete? Così, e userò tutti i scampoli di tavezzeria che mi trovo in casa. Del cordoncino, nel mio caso sarà bordeaux, voi fatelo come volete. Io qui delle frange con cui abbellirò la mia calza, non so a quale punto della trattazione, comunque ecco qui delle frange per abbellire, e poi una stoffa per fare il corpo della calza. Io ho questo bel damasco bordeaux e lo utilizzerò. In più creerò il soggetto utilizzando una cosa che non prendevo da quando ero piccola. Guardate, io ho in una busta vecchissima la mia collezione di perline di quando ero piccola. Questa è una rarità, perché oramai queste per i bambini sono vietate assolutamente, e giustamente, perché io quando avevo 5 anni, grazie a queste graziose perline, sono finita in ospedale perché mi sono infilata una pallina così né su per il naso e non riuscivo più a riprenderle, quindi sono finita anche pronto soccorso, avevo 4 anni, ancora me lo ricordo. Quindi non dateli ai bambini, sequestratele qualora qualche braccialetto si rompesse, ma conservatele perché possono servire per essere utilizzate per lavori da grandi. Io qui della colla a caldo glitterata verde, ma voi potete utilizzarla naturalmente anche nel colore naturale o dorata o rossa o come ce l'avete, e poi della colla a caldo con relativa pistola, anche della colla a caldo normale. In più ci occorreranno un paio di forbici e tanta creatività. Iniziamo subito. Come prima cosa metto in doppio la stoffa dalla rovescia e ritaglio la sagoma di una calza sbordando in eccesso. E voilà, quello che avremo sarà questo, una calza in doppio bellissima. Adesso, come prima cosa, faccio una sorta di orlo, quindi ripulisco la parte superiore semplicemente con la colla a caldo. Se voi sapete cucire, siete bravi a cucire, fatelo naturalmente con ago e filo. Qui siamo su Arte per te, quindi carta, colla, forbici, matite, questo usiamo noi. Allora, ma comunque anche cucita verrà bellissima, anzi verrà ancora più bella, ugualmente resistente. Allora, sistemato l'orlo superiore, così, fate attenti, state attente a non bruciarvi, piego indietro la calza, voilà, e appiccico sul davanti la frangia. Questo mi servirà per poi poter rabboccare all'indietro gli orli e fissarla per bene. Quindi, colla a caldo come se non ci fosse un domani, attente a non bruciarvi, questo renderà anche rigida l'imboccatura anteriore della calza, quindi avrà proprio una funzione strutturale, e attacco così un po' sbordante la mia frangia.
Poi mi occuperò in un secondo momento del garbo della frangia, di cosa vorrò togliere, di cosa vorrò mantenere. L'importante è che per adesso la frangia sia adesa e che io possa poi ripiegare la calza su se stessa, così, e continuare poi ad incollarla in maniera tale che la frangia sia già agganciata sul di dentro e possa essere quindi rabboccata all'interno e nel momento in cui andrò a fare poi la rifinitura laterale, se no rimarrebbe spezzata con l'orlo vivo e questo non mi piace. Quindi è un momento che rende più difficile il lavoro, però ne vale la pena, vedrete. Adesso piano piano rimettiamo la calza in pieno asse e come abbiamo fatto per questa parte con la colla a caldo, come vi dicevo, piano piano facciamo l'orlo della nostra calza dandogli anche un andamento fatto bene, perché poi questo sarà il vero orlo della calza, cioè quando noi svolteremo la calza al contrario, l'andamento che avrà la calza sarà determinato dal modo in cui noi daremo la colla. Quindi non siate tremolanti, non siate imprecisi, siate veloci come se la passaste sotto la macchina da cucire, vedete, così. Voilà, arrivati a un certo punto vi fermate, rigirate e appiattite i due lembi l'uno sull'altro. Ci stiamo avvicinando alla parte difficile, ora vi faccio vedere. Come prima cosa, prima di arrivare alla parte difficile, anche da questa parte va fatto l'orlo, quindi e voilà, e pieghiamo. E adesso congiungiamo le parti continuando a creare l'orlo sul nostro calzone da una parte, se lo chiamo calzone mi sa di pizza, sulla nostra bella calza, e stendiamo facendo attenzione a far cadere la frangia all'interno, quindi spostandola verso l'interno. Quindi qui saldiamo i due lembi e la frangia la spostiamo verso l'interno. Quindi giro la calza anche da questo lato verso di me, apro e continuo e faccio anche qui combaciare, combaciare. Sposto in dentro tutta la frangia, combaciare, combaciare, tiro, combaciare, combaciare, combaciare. Voilà! Saldo adesso bene sull'esterno la frangia, in modo che sia ben salda e che io possa, vedete, passo proprio la colla a caldo sull'estremità esterna in modo che io poi possa tagliare gli eccessi senza che si rovini tutta. Taglio l'eccesso di frangia e dall'altra e svolto la calza. Prima di svoltare mi assicuro che sia tutta ben presa dalla colla, bene. E adesso la svolto. Ora ditemi se non è stupenda. Manca solo una cosa da fare. Si sarà creato naturalmente una sorta di interstizio lì dove abbiamo dato la colla a caldo, perché ovviamente la colla a caldo si unisce lasciando appunto una bordura così. Allora, siccome io non l'amo particolarmente, contorno tutta la mia calza col cordoncino appiccicandola piano piano con la colla a caldo. Quindi parto proprio da qui, da sotto la frangia, e
Lentamente, lentamente, stando attenta che tutto aderisca ben bene. Voilà! E la nostra calza è bella e finita. Non è fantastica? Ora, facciamo giusto un'ultima cosa. Mettiamo il gancetto per appenderla. Prendo un lembo di cordoncino e un capo, sempre del cordoncino. Metto un po' di colla a caldo tra i due lembi, attenti a non bruciarci durante questo passaggio. Stringo i due lembetti e poggio il capetto, lascio asciugare un attimo. Avvolgo e fisso. Voilà il mio gancio che appiccico proprio qui sul laterale della calza, congiungendolo col cordone. Attenti a non bruciarvi. Così. Adesso passiamo invece alla parte un po' più creativa, diciamo così, del nostro lavoro, quella dove disegniamo. Allora, disegniamo però con le perline, quindi un bel giro di colla a caldo. Quindi posizioniamo il velluto. Adesso taglio tutto attorno in modo da poter rigirare e rabboccare e rimboccare, anzi usiamo i termini giusti, e rimboccare per bene dietro. Adesso cambiamo la nostra colla, estraiamo questa e mettiamo la colla di glitter verde. Prendo le mie perline, metto da parte i soggetti più ingombranti e piano piano, in maniera molto libera, vorrei disegnare un alberello di Natale e porvi sopra tantissime perline in maniera assolutamente random. Ho usato appunto il glitter verde proprio per simulare le fronde dell'albero, ma state attenti a non bruciarvi, quindi inserite i vari elementi, voilà, e poi quelli che non si sono appiccicati togliamoli e andiamo avanti con la costruzione del nostro soggetto. Thank you.
bene, dopo appiccicare, guardate che meraviglia di gioiellino. Con questo potreste farci anche un quadretto decorativo da regalare sotto le feste. Ma ci penseremo l'anno prossimo per il prossimo Natale. Per ora c'è la Befana da festeggiare e quindi io questo bellissimo medaglione lo appiccicherò proprio qui, al centro della mia calza. E allora, con la caldo e senza bruciarci in grande velocità, agganciamo il medaglione e pressiamo fortissimo. Ultima decorazione, un bel giro tutto attorno di cordone, fa pure rima. E allora, comincio dal centro in basso. E dulcis in fondo un fiocchetto. E voilà, la nostra bellissima calza è pronta per arricchire i camini più spettacolari delle città. Adesso ditemi, il lusso ha un costo alto? Decisamente no. L'unica vera alta concessione di lusso che dobbiamo avere sempre presente è quella di ottimizzare ciò che abbiamo in casa e di stimolare la nostra creatività e soprattutto di non accontentarci. Voglio dirvi che tutto in quest'anno è possibile. Rimaneggiare la vecchia esistenza che magari ci pare super usata e stropicciata e trasformarla con occhi nuovi, fantasia, ambizione e coraggio in qualcosa che sia la nostra nuova vita di lusso. E ricordatevi, lusso non è sinonimo di ricchezza esteriore, lusso è sinonimo di ricchezza interiore. Quindi coltivate la vostra fantasia, la vostra personalità, le vostre aspirazioni e declinate al meglio ciò che avete tra le mani. Bene, vi auguro una splendida epifania, vi lascio alle foto e tutte le feste in bellezza portiamo via. Buona epifania a tutti! Befana di lusso, eh? Non è stupenda la nostra calza, è meravigliosa, la volevo fare da talmente tanti anni e come al solito avevo procrastinato, avete capito? Questo è l'anno dello stop procrastinare, farò tutti i video che avevo deciso di voler fare e che non trovavo mai il tempo per fare. E allora, ecco la nostra bellissima calza che veramente può accompagnare le Befane di molti molti anni, perché è un qualcosa di prezioso, è bellissima anche da regalare vuota come complemento di arredo. Pollice in su, condivisione se questo video vi è piaciuto e rimanete con me per tutto il 2023. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, buon anno pieno di creatività a tutti, ricominciamo alla grande su Arte per te. Mi raccomando, non perderti neanche un video. Alla prossima, ciao!